Rabbia, preoccupazione, indignazione e dissenso sono tante le reazioni scaturite oggi a Penne durante l'incontro con le istituzioni per presentare il piano di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero San Massimo. Finora si sta comportando come tutti gli altri, ha confermato nel suo politichese che il punto nascita verrà chiuso. Investimenti zero, ha promesso come sempre, come fanno tutti gli amministratori, prima del Turco, poi Chiodi, adesso D'Alfonso, ci dice guarda prima tagliamo e poi investiamo. Il taglio c'è sempre, l'investimento non c'è mai. Da Mario come al solito ci fa le promesse, ce l'ha fatto nel 2011 in consiglio comunale che disse vengo nel 2011. A settembre 2011 ci disse guarda che a Natale stappiamo lo spumante perché investiamo 12 milioni di euro. Ora siamo nel 2015, investimenti zero. Una chiusura che preoccupa i 40.000 residenti dell'area vestina che tornano a ripetere la difficoltà di raggiungimento dei presidi più vicini. Ma io ritengo che innanzitutto una riflessione vada fatta come nell'intervento di un signore nell'assemblea. Certamente un taglio alla sanità purtroppo rispetto alla situazione economica va fatto, però una riflessione va fatta, nel senso che ci stanno delle situazioni come qua a Penne dove c'è una viabilità impossibile, dove io vengo da Pescara molte volte a lavorare qua a Penne e nei momenti migliori di traffico ci metto tre quarti d'ora. Quindi pensare che si possa chiudere così di colpo un punto nascita, non lo so, ho le mie riflessioni, pertanto io penso che una deroga su Penne vada chiesta. A protestare ci sono anche gli addetti ai lavori, medici, infermieri, addetti al soccorso, tutti chiedono che l'ospedale non venga chiuso per il bene comune. Quando l'ambulanza da Penne o la Guardia Grella a 40 km deve andare o a Chieti o a Pescara, quel bambino e quella madre che è portata in ambulanza, quello può morire. Quando io porto un malato in ambulanza, mi viene, mi caco sotto e io ho 42 anni di servizio. Perché? Nell'ambulanza non c'è l'ossigeno, non c'è quello, non c'è il materiale, le cose, muore, la colpa è mia. La colpa, loro se ne fregano, loro politici e loro, loro amministrativi. E dicono, alla fine vado in galera, io, l'infermiere e il personale di supporto. È quello che mi ha detto che io devo andare quella notte a portare quel malato. Non ci va in galera.